Ci sono delle cose belle che avvengono nei periodi giusti, nei bei periodi dell'anno. Adesso siamo nel periodo di Natale, Natale 2022, e noi ci siamo fatti un regalo importante qui a DB11. Un nuovo spazio, un nuovo amico, un nuovo protagonista del palinsesto di DB11. Ho il piacere, se ci fossero rulli di tamburi, eccetera, non ci sono, ma fate finta di sentire un bel rullo di tamburi. E poi se lo merita, non solo come professionista, ma anche come persona. Chi lo conosce sa di cosa parlo. L'avvocato Maurizio Tafuro. Ci facciamo un applauso breve. Buonasera, avvocato. Benvenuto tra noi. Una nuova rubrica che sarà tenuta appunto dal nostro avvocato Maurizio Tafuro. Si chiama Senso Civico. Affronteremo, o meglio, affronterete. Io sono qui solo come padrone di casa per così, questo piccolo promo, qualora ce ne sia bisogno, ma dalla prossima volta ci sarà questo appuntamento, 20 minuti circa, nel quale verranno affrontati i vari temi sociali, i vari temi forse anche giuridici, non lo so, è una, diciamo, è a discrezione del nostro avvocato che è qui. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Noi siamo veramente contenti di dare il benvenuto a un nuovo ingresso in famiglia, perché per noi DB11 è famiglia, quindi grazie per aver accettato l'invito. Mi sento un po' Maria De Filippi, però in realtà non è così. Senso civico, quali sono le direzioni che questa trasmissione prenderà volta per volta? Immagino che prenderà le direzioni naturali che gli esseri umani dovrebbero avere come punto di arrivo, cioè quelle che riguardano il comportamento non solo tra i consociati, ma anche la vita personale di ognuno di noi. Il titolo stesso di questo programma è abbastanza, diciamo, ambizioso da un lato e semplicissimo dall'altro, ossia il senso civico è quello che contiene tutte quelle regole non scritte, secondo me, che riguardano il comportamento del singolo e degli associati di una comunità. Senso civico significa perseguire delle direttive di vita, comportamentali, aspirazioni personali e anche sociali, appunto, per raggiungere un livello di vita accettabile. Sia come, diciamo, persone in sé considerate, sia in quanto persone correlate alle istituzioni. Quindi veramente un bilancio, no? Se vogliamo, di quello che è la vita probabilmente professionale e della differenza che c'è, dell'impatto che c'è della nostra comunità, in sé la nostra comunità, a queste regole di vita in rapporto alle esigenze di ognuno di noi, da quello che ho capito. Il bilancio, sì, effettivamente lo vedo, ma dopo che ci si è, diciamo, comportati in un certo modo, ripeto sempre, come persone, come consociati e anche come comunità che si rapportano con le istituzioni. Il bilancio lo si può fare o ex ante, cioè prima, partendo da una ipotetica, diciamo, ora zero, ed ex post, cioè successivamente a un certo periodo di tempo in cui si sono rispettate determinate regole. Viviamo in un'epoca di, oserei dire, entropia sociale, cioè un certo caos sociale che è dettato non solo dalla miseria economica che caratterizza quest'era, diciamo, ma anche da una sorta di miserimento umano, di valori, quindi una specie di anarchia comportamentale. Con queste chiacchierate noi dovremmo puntualizzare, focalizzare molto semplicemente alcuni aspetti della nostra vita, appunto, cercare di correggere alcuni atteggiamenti, magari inveterati nel tempo, che ci portano a non essere rispettosi gli uni degli altri e anche a vederci come autori del non rispetto di alcune regole scritte e non scritte con le varie istituzioni, con i vari uffici, con i vari organismi che dovrebbero sovrintendere alla vita degli associati. Quindi, se vogliamo, una specie di cartina al tornasole, nel quale attraverso, no, l'esplicitazione di alcune regole che fanno parte, dovrebbero essere i cardini della nostra vita, sia personale che sociale,
quelle che sono le divagazioni, in positivo, in negativo, quelle che sono insomma gli apostrofi che ci permettono, comunque ci danno la possibilità di allontanarci da queste regole. Quindi così un capire in quale direzione stiamo andando e qual è la differenza invece dalla direzione che naturalmente, normalmente, ma anche civilmente dovremmo avere. Perfettamente. Io tradurrei quest'ultima, posso darti del tu? Assolutamente sì. Quest'ultima tua riflessione è abbastanza molto sintetica, cioè la cartina al tornasole che vede quali sono i nostri comportamenti effettivi e quali invece dovrebbero essere quelli che potrebbero risultare idonei a condurci verso determinati obiettivi. In filosofia si dice la vita è l'idea della vita, cioè noi dovremmo analizzare la vita attuale di tutti, noi compresi prima di tutto, la vita che noi conduciamo, che noi viviamo con i nostri comportamenti, le nostre abitudini, le nostre richieste, i nostri bisogni, e l'idea della vita che noi vorremmo o dovremmo invece avere, condurre. Cioè una vita fatta ormai, mi posso permettere di dire, di caos. Una vita di caos sociale è una vita invece che con piccoli accorgimenti, con minute correzioni, ci potrebbe invece portare a stare meglio sia tra di noi che con noi stessi. Ecco, quindi se vogliamo, il bello di questa chiacchierata sarà un'avventura che ci porta attraverso quelle che sono le regole sociali, quindi viste anche dal punto di vista tecnico di un legale, ma nello stesso tempo arricchite da un concetto filosofico che, voglio dire, intreccia la vita fra quello che è, quello che dovrebbe essere e quello che forse val bene che sia, insomma, quindi un discorso più ampio rispetto a quello che si vorrebbe pensare, insomma, a un discorso prettamente tecnico. Non è così, non vi aspettate un discorso tecnico, legale, eccetera. Esiste una linea comune che può tracciare, diciamo, sia il punto di vista etico, legale, amministrativo, sociale, quindi una discussione ad ampio spettro. Certamente, noi ovviamente non intendiamo metterci su un piedistallo fatto di saggezza e di lontananza dai difetti. Noi in mezzo al popolo vorremmo o dovremmo proporre soltanto alcuni spunti di riflessione su argomenti magari prestabiliti, argomenti e temi che riguardano la vita di ognuno di noi e anche quella delle istituzioni stesse, perché in fondo se oggi noi vediamo nelle istituzioni tante lacune e soprattutto accusiamo le stesse di mancanza di risposte adeguate e concrete ai nostri bisogni, noi dovremmo certamente individuare un tema e affrontarlo nella semplicità più assoluta, tenendo conto della vita di tutti i giorni che ognuno di noi svolge, e considerando anche e soprattutto le nostre aspirazioni, cioè quello che noi vorremmo essere, ciò che vorremmo che lo Stato, le istituzioni fossero, quindi l'incontro immediato e spesso senza la frapposizione di ostacoli fra i nostri bisogni e le risposte che invece ci vengono date, sia dalle istituzioni medesime, sia dalle persone con le quali noi ci rapportiamo. Credo che sia così talmente bello, chiaro e avvincente soprattutto, no? Perché vedere le cose da un altro punto di vista, cioè perché il nostro, come ha ben detto l'avvocato, è semplicemente un punto di vista, uno spunto per nuove riflessioni al di là di cattedre o podi di saggezza, assolutamente, e l'invito a riflettere. Appunto, c'è qui un avvocato che si mette in discussione, magari ci si aspetta anche qualche domanda, in effetti lì sul monitor c'è un numero di telefono al quale ognuno di voi può eventualmente tramite WhatsApp postarci delle domande per instaurare nel tempo una sana, un sano dialogo che porti probabilmente, speriamo magari, nella mente di qualcuno a una chiarezza maggiore rispetto a quello che è adesso, sia dal punto di vista sociale ma anche filosofico, se vogliamo, ecco. Effettivamente è così, noi ci dobbiamo mettere in discussione costantemente, ogni giorno, al fine di poter fare un bilancio alla fine della giornata, il quale bilancio dovrà dirci con molta sincerità se noi abbiamo fatto un passo in avanti nella nostra crescita, diciamo, di stile psicologico e comportamentale, oppure se siamo rimasti ancorati e fermi rispetto al giorno prima.
È chiaro che ci dobbiamo mettere in discussione perché io noto che c'è attualmente una sorta di scivolamento nella vita di tutti i giorni verso i diritti e un allontanamento da quelli che sono i doveri, non soltanto quelli scritti, ma anche quelli che dovrebbero invece risultare ontologicamente insiti in noi ogni giorno, sempre, tutti i giorni. È chiaro che tutti vorremmo avere dei diritti e che gli stessi venissero soddisfatti costantemente, ma forse, probabilmente, in questa parentesi, diciamo, della nostra vita, non ci poniamo molto volentieri la domanda se abbiamo adempiuto ai nostri doveri, che sono quelli civici spesso, no? Non soltanto i doveri giuridici, l'ossequio alla legge, al formalismo giuridico, ma proprio l'ossequio ad alcuni doveri non scritti. Cioè, se ci chiediamo, abbiamo osservato il dovere Morale. morale, ma anche comportamentale durante la vita quotidiana di tutti i giorni. Ecco, una volta che abbiamo dato a noi stessi la risposta, sì, probabilmente ho adempiuto a tutti quei doveri non solo scritti, e allora possiamo immaginare di iniziare a chiedere che i nostri diritti vengano soddisfatti, sia dalle persone con le quali appunto ci relazioniamo, sia dalle istituzioni. Credo che questo sia nobile, sia bello, costruttivo, è quello che abbiamo sempre cercato di fare qui su DB11. Territorio, conoscenza, cultura, approfondimento, anche questo è un anello importante della nostra catena di comunicazione. Senso civico, avvocato Maurizio da Furo, fra poco su DB11, questo e tanto altro. Volevamo solo dare così un assaggio di quello che vedrete e che sentirete. Sicuramente ci saranno anche altri ospiti, questo ve lo posso assicurare. L'avvocato Maurizio Da Furo ci accompagnerà in questo viaggio entusiasmante nel mondo di oggi, attraverso la coscienza, attraverso la legge, attraverso le istituzioni, un viaggio attraverso l'uomo del 2022-23 che viene da questi anni di crisi, forse più incattivito, viene sicuramente, sono anni che non sono stati facili, continuano a non esserlo. Qualcuno bisogna che si fermi un attimo e dica: ok, che sta succedendo? Facciamo il punto della situazione e parliamone. Questo è il nostro spirito. Sono d'accordo e noi dovremmo tendere molto modestamente, appunto attraverso queste riflessioni, magari monotematiche, a stare meglio sia con noi stessi che con gli altri. Benissimo, noi ringraziamo, ripeto, tranne questo piccolo promo che vedete sui social verrete eruditi poi, o vedete informati, eruditi più che altro, informati sugli appuntamenti, credo quindicinali, quindi tra poco, insomma, stiamo preparando la prima puntata, questa è solo un'informazione al popolo della rete, o comunque al popolo di DB11 su quello che avverrà a breve. Io ringrazio l'avvocato per questa, così si è prestato anche a questo piccolo promo. Noi potete già porre domande al 327-746-5508, io poi le condividerò con l'avvocato, e quindi magari sin dai primi appuntamenti ci sarà la possibilità di dibattere non solo sui temi scelti dall'avvocato Da Furo, ma anche sugli spunti che voi vorrete liberamente dare. Io ringrazio te e ti sono grato soprattutto per la sensibilità che dimostri nell'affrontare questo lavoro. È un dovere che sento nei confronti miei, perché fa bene prima di tutto a me, ma credo che sia così, un gesto di buona volontà in chi vuole cogliere questi spunti per un momento di crescita e di esame interiore, e non fa mai male. Grazie. Grazie No. a te, Noi buona ci serata. risentiamo a breve.